Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Mauro Caimi. Oggi parliamo e continuiamo il nostro corso di formazione come fare holding in maniera corretta sui mercati finanziari. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio parlando di alcuni filtri che ci avevano permesso di creare la nostra watchlist, un insieme di titoli, un insieme di strumenti finanziari da poter tradare che erano stati un po' già valutati in un certo senso, se possiamo dire. Avevamo fatto uno screening utilizzando alcuni filtri semplicissimi, abbastanza facili anche da comprendere, quelli relativi alle medie mobili a 200 periodi e all'incrocio tra la media a 50 e la media a 200 periodi. Perché avevamo fatto questo? Per cercare di andare ad utilizzare le nostre tecniche di ingresso, i nostri metodi di ingresso solo su quei titoli che effettivamente avevano un trend rialzista di medio-lungo periodo. Chi non avesse visto ancora questi video può cliccare sopra la mia testa perché troverete una playlist ad hoc costruita appositamente per contenere questo corso di formazione come fare holding sul mercato finanziario in maniera corretta. Cosa facciamo in questo video? Andiamo a vedere in che modo è possibile entrare sul mercato su questi strumenti finanziari per poi fare holding, con l'obiettivo di fare holding. In questo caso, cosa significa? Mantenere i titoli il più possibile fino ad eventuali inversioni di trend o comunque stop loss nel nostro portafoglio per un obiettivo di medio-lungo periodo. Ma prima di iniziare con questo video vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollicione in su per questi video, condivideteli dove ritenete assolutamente importante. Nei commenti del video YouTube potete lasciarmi tutte le vostre idee, tutti i vostri punti di vista e perché no, i vostri consigli anche su eventuali tematiche che possiamo trattare in questo corso di formazione. Perché no? Proviamo a fare anche un qualcosa che sia interattivo. Scrivetemi tutte le vostre idee nei commenti. Ci sono due metodologie per entrare in un mercato con un'ottica di medio-lungo periodo che io ritengo assolutamente valide e importanti da dirvi in questi video. Badate bene, comunque è sempre un discorso soggettivo, ma alla fine nel trading ciò che è importante, importantissimo direi ragazzi, è semplificare. Questo è stato tra l'altro uno dei miei obiettivi che ho perseguito nei miei corsi di formazione, cioè quello di eliminare la confusione e rendere operativi tutti quelli che volessero fare trading in maniera corretta, eliminando tutte quelle informazioni un po' superflue e un po' inutili, ed è stato il centro del mio corso di formazione. Tra l'altro, trovate in descrizione il link perché abbiamo riaperto le iscrizioni. Per chi volesse seguire il nostro corso di formazione, troverà tutte le informazioni. Nella descrizione di questo video c'è il link per andare al sito. Il primo modo di entrare sul mercato con l'obiettivo di fare holding di medio-lungo periodo è quello di comprare sulla forza dei mercati. Questo tipo di ingresso è quello che, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, ragazzi, e viene estremamente sottovalutato, soprattutto dai neofiti. Chi non ha esperienza nel trading di solito cerca l'ingresso sui mercati finanziari quando i prezzi scendono, quindi contro trend, che è di solito, diciamo, l'errore più semplice da fare, il più banale, il più immediato che si commette quando si fa l'attività di trading online. Cioè si presuppone che quando un prezzo scende si possa acquistare quello strumento finanziario a sconto, così, se vogliamo dire. Vi ricordate, insomma, prima del grande ribasso nel 2018, questa terminologia era anche molto utilizzata, molto comune nei mercati delle cripto, comprare a sconto. Questo tipo di metodologia, ragazzi, non è che è sbagliata completamente, però lo è da un punto di vista mentale, perché andare a comprare un mercato che sta scendendo è sbagliato. Ho fatto dei video a tal riguardo, ragazzi, sempre qui, insomma, chi non l'avesse visti, perché sono errori emotivi abbastanza semplici, abbastanza comuni, quindi andatevi a vedere quei
video non mi ripeto, diciamo, in questo. Però per essere precisi e sottolineare qual è la problematica dell'ingresso nei mercati per una posizione di holding, andare a comprare sulla forza un mercato è invece uno degli ingressi migliori possibile per entrare sui mercati e sugli strumenti finanziari che sono forti, quelli che hanno un trend robusto, un trend forte. Come si fa a entrare sulla forza? Lo vedremo nel prossimo video proprio graficamente, ma è molto semplice, qui teoricamente ve lo spiego. Quando un mercato rompe un livello di massimi, come è stato fatto per esempio nella scorsa settimana con Bitcoin, con il livello di resistenza $4,400, va su, quindi si entra long in quel caso, quindi in buy sulla forza. Ok, questo è un ingresso sulla forza. Immaginate di avere il nostro paniere di strumenti da tradare, ci fissiamo le nostre resistenze, i nostri massimi da tenere sotto controllo. Quando il mercato va e rompe il livello di resistenza è robusto, ci dà indicazione di un trend forte, io entro sulla forza. Entrare sulla forza non è per tutti, perché ci vuole intanto sangue freddo e soprattutto moltissimi amano invece comprare quando i prezzi scendono, perché l'acquisto, diciamo, non a scotto, l'acquisto di qualcosa che non abbia il famoso numerino meno 20% è un po' insomma un'anti struttura mentale umana. Non siamo abituati, ragazzi, a fare questo, non siamo abituati, la finanza gioca anche su queste nostre paure, su questi nostri preconcetti. Però vi assicuro che è uno degli ingressi più utilizzati di tutti nei mercati finanziari, quello che usano gli istituzionali anche spesso e volentieri su alcuni titoli, e soprattutto quello più semplice anche di utilizzare, è un po' più sicuro per quanto riguarda anche il mercato retail, quindi per gli investitori più piccolini. Questa è la prima metodologia di ingresso per fare holding nel medio-lungo periodo. La seconda tipologia di ingresso per fare holding è il contrario, cioè compriamo un pullback. Attenzione ragazzi, che cos'è il pullback? Il pullback si ha quando un mercato ha fatto un massimo, poi va giù poco poco a fare un leggero ritracciamento. Che cos'è questo leggero ritracciamento? Probabilmente un respiro del mercato che prende fiato da questa galoppata che sta facendo, magari con un trend già delineato al rialzo. A quel punto il trader decide di entrare sul mercato durante questa fase di respiro, quando magari il mercato va a fare un pullback di una resistenza che ha rotto. Vi faccio sempre lo stesso esempio di Bitcoin: rompe $4,400 come resistenza, dopodiché immaginiamo possa ritornare a fare un pullback su questi livelli, quindi ritocca $4,600, $4,700, $4,400 se ci arriva, insomma va di nuovo in quell'area. Il trader interviene per comprare quello strumento finanziario in quella fascia di prezzo utilizzando il cosiddetto pullback, quindi aspetto in sostanza che mi cada dall'alto verso il basso questo prezzo, questo è il prezzo dello strumento finanziario, per entrare in acquisto. Quali sono i punti di forza, punti di debolezza anche qui dell'ingresso pullback? L'ingresso pullback intanto vi dà un prezzo migliore dell'ingresso sulla forza, che poi si chiama breakout. L'ingresso pullback vi dà un prezzo migliore e vi fa sentire psicologicamente più tranquilli, perché voi avete più o meno comprato a sconto. Badate bene ragazzi che il pullback non è acquistare quando i mercati crollano, e assolutamente non è così. Ma se avete fatto bene i compiti a casa e avete visto le prime lezioni di questo corso di formazione come fare holding nel trading online, avete già chiaro che gli strumenti che abbiamo scelto per operare sono già in trend probabilmente rialzista, perché altrimenti non avremmo mai un incrocio delle medie mobili, non avremmo mai lo strumento sopra le sue medie mobili. Perciò abbiamo già bypassato questa problematica ed è impossibile trovare in portafoglio strumenti che sono in caduta libera, perché se avete fatto un buono screening dei vostri strumenti finanziari da utilizzare non ne troverete neanche uno se sono tutti sopra la media mobile, vuol dire che sono in trend rialzista. Perciò a quel punto fare il pullback e comprare con la
strategie di pullback è assolutamente consentito perché non state comprando contro trend, state comprando un mercato in trend rialzista, ma che ha un momento di respiro, di debolezza. Allora, qual è la problematica del fare ingresso pullback? Faremo tutti l'ingresso pullback a questo punto perché compreremo a prezzi migliori. Qual è la problematica? La problematica, ragazzi, è una. Il mercato a volte il pullback non lo fa e questo è il problema, perché nel momento in cui quel trend è delineato ed è forte, il mercato non torna indietro, non torna indietro perché entrano tutti per comprare, perché hanno perso il treno che è partito, cercano di salire sul carro del vincitore, diciamo così. Quindi anche quando il mercato fa delle piccolissime discese, arrivano ordini di acquisto e il pullback non lo vedete più. Ecco qual è la problematica di questo tipo di ingresso, altrimenti ragazzi faremmo tutti quello. Qual è la migliore di queste due strategie, ragazzi? Secondo voi, ve lo chiedo, scrivetemelo nei commenti di questo video, qual è la migliore di queste strategie? La risposta però ve la do io, ragazzi. La migliore di queste strategie è entrambe. Scherzi a parte, perché entrambe? Perché non c'è una vincitrice, non c'è una strategia migliore per entrare sui mercati in maniera corretta per fare holding nel trading online, bensì queste strategie rispondono alle vostre problematiche personali a livello emotivo, quindi cercano di rispondere a quello che a voi fa stare più tranquilli quando fate queste operatività e cercano anche di rispondere alle variabili di mercato, perché gli strumenti finanziari non sono tutti gli stessi, anche se voi vedete uno strumento magari fare, non so, dei movimenti seguendo per esempio i livelli di Fibonacci, non è detto che uno strumento magari similare possa fare lo stesso tipo di atteggiamento. Gli strumenti finanziari hanno caratteristiche e un carattere molto personale. Alcuni sono facenti parte di una categoria e magari rispondono in un modo abbastanza simile. Altri strumenti sono completamente differenti, ragazzi. Quindi, come si fa a tradare tanti strumenti finanziari che sono diversi anche a volte tra di loro con la stessa identica tecnica? Ne dobbiamo usare più di una, quindi usiamo delle tecniche di ingresso differenti. Già queste due vi apriranno un mondo e vi daranno la possibilità di entrare correttamente sul mercato, avendo tenuto conto sia del trend, non andando mai contro trend, e avendo anche tenuto conto di quelle che sono le vostre problematiche da un punto di vista emotivo. Qual è la strategia più congeniale per voi? E non mi rispondete adesso che è quella di comprare mentre i mercati scendono, no? Non mi rispondete questa. Allora, qual è la strategia più congeniale per voi? Allora, utilizzate quella e accostate a quella strategia anche l'altra. E poi ricordatevi sempre una cosa: nei mercati finanziari la strategia che vince proprio quasi sempre su tutto esiste. Adesso io dovrei dire no, non esiste, perché in realtà la strategia vincente su tutto non esiste. Però ne esiste una, ragazzi, che non è una vera strategia di trading, ma che è una complementare alle strategie di trading, e si chiama strategia di diversificazione. Diversificate il vostro rischio comprando strumenti differenti, utilizzando strategie differenti, perché la diversificazione potete utilizzarla anche sulle strategie. Io diversifico strategie e ne uso un po' una, un po' un'altra. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video teorico. Nel prossimo andremo a vedere quello che sono queste due strategie di cui vi ho parlato oggi, la strategia della forza, di comprare sulla forza, la strategia di comprare sui pullback. Li andremo a vedere da un punto di vista grafico, faremo qualche analisi, vedremo come si sono mossi alcuni titoli sparpagliati a destra e a sinistra, avremo un nostro paniere immaginario e vedremo come era possibile assumere posizione su quegli strumenti finanziari quando hanno dato il segnale giusto. Perciò iscriviti al canale per non perdere i nuovi aggiornamenti di questo splendido corso di formazione come fare holding sul mercato finanziario in maniera corretta. E noi ci rivediamo questa settimana con il prossimo video. Ciao!